A Bellinzona a incontrare il mio omologo presidente Paolo Beltraminelli, presidente della Repubblica del Canton Ticino. Mi fa sempre molto invidia questa definizione sua. Discuterò con lui la situazione per evitare da una parte misure ritorsive nei confronti dei lavoratori lombardi e dall'altra per mettere in campo azioni per migliorare i rapporti tra le nostre due regioni. È interesse comune farlo, quindi ci vado per questo. Secondo lei c'è una proposta alternativa per il taglio dei costi della politica, così come si parla, insomma, si presenta il referendum? Non ho capito. Il referendum verte anche sul taglio dei costi della politica, secondo lei c'è una proposta? No, il referendum, la riforma non taglia i costi della politica, è una notizia falsa questa, anzi, rende ancora... probabilmente li aumenterebbe con questo Senato. Quindi i tagli al costo della spesa pubblica si fanno in un solo modo, con i costi standard. Ci sono tanti studi, quello di Confcommercio che dice che se tutta Italia applicasse nei costi standard quelli della Lombardia si risparmierebbero almeno 23 miliardi di euro. Quella è la strada da seguire, ci vuole coraggio, ci vuole una decisione politica e coraggio che Renzi non ha evidentemente.